È il 4 marzo 2001, Melbourne. In Australia si corre il primo round di quella stagione di Formula 1. La gara segna il debutto in Formula 1 di Juan Pablo Montoya e dei due futuri campioni del mondo, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen. Già durante le prove libere del venerdì, Michael Schumacher è protagonista di un incidente tanto spettacolare quanto pericoloso. Il tedesco va in testa a coda, si ribalta, ma esce miracolosamente illeso dalla sua Ferrari.